taglio del nastro per la quarta edizione del Festival d'autunno. In programma al Ciocco di Castelvecchio Pascoli fino a domani, domenica 18 settembre. Quest'anno il festival si svolge nella zona bassa del centro turistico, in modo da ospitare tanti produttori di eccellenze gastronomiche, artigianali e artistiche. Il festival si pone lo scopo di raccontare la nostra regione attraverso prodotti tipici come il farro della Garfagnana, la birra artigianale e il prosciutto Bazzone. Tanti anche gli artigiani che hanno portato al Ciocco il frutto della loro fantasia e capacità. È la strada giusta, quella di valorizzare e promuovere produzioni locali, ma anche idee nuove legate all'artigianato. Questo è il modo per far sviluppare il turismo e per stare bene nella nostra valle. È un bellissimo fine settimana, ci auguriamo che intanto il tempo permetta alla gente di venire qua, perché merita davvero. Abbiamo visto tante cose particolari che ci sono qua, particolari del nostro territorio, particolari come tipologia, tanti avvenimenti che ci saranno in questi due giorni. E poi, ecco, guardando adesso il panorama, aggiungo, e mi fa veramente piacere, che c'è lo splendore di vedere Barga da questa altezza, che sembra quasi una cartolina. Allora, abbiamo 40 stand e si va dai prodotti enogastronomici all'artigianato, abbiamo animazione, ci sarà un musical domani, domenica, per bambini, tante le attività che le famiglie e le persone possono trovare qui al Festival d'autunno. L'evento è aperto ad ingresso gratuito, con orario continuato dalle 10 alle 19.